La droga si conferma una sorta di bancomat per le associazioni criminali che operano sul territorio, ha usato questa espressione il procuratore aggiunto Rocco Alfano nell'evidenziare i dettagli dell'operazione che con i carabinieri del Comando Provinciale di Salerno e la Direzione Distrettuale Antimafia ha consentito oggi di sgominare un'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti che aveva tra le sue piazze di spaccio anche l'Università degli Studi di Salerno. Sono 14 le persone finite in carcere con l'intervento dei carabinieri, 90 quelli che hanno operato e hanno eseguito le ordinanze nei confronti appunto di 14 persone, tutte ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nella rete c'è anche un minore che era già stato individuato in una precedente operazione, ma il coinvolgimento dei minori è un dato rilevante in questa operazione perché i figli degli indagati venivano utilizzati a protezione dell'attività di spaccio per cercare di eludere i controlli. Alcuni ragazzi inoltre sono stati utilizzati come attività di vedetta all'ingresso e all'uscita del campus universitario per segnalare eventuali controlli. La droga del tipo cocaina, crack ed eroina veniva acquistata nell'associazione definita Grappolo nel quartiere di Scampia a Napoli e poi spacciata a Fisciano, Mercato San Severino, Castel San Giorgio, Nocera Superiore. Le indagini sono state avviate nel novembre 2016 e si sono avvalse di metodi tradizionali come l'osservazione, il controllo e il pedinamento. È una associazione articolata che operava soprattutto nella zona di Castel San Giorgio, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e in parte anche con qualche attività accertata nei pressi del campus universitario di Fisciano. Si tratta di un'attività tenuta con i mezzi strumentali classici dalla Polizia Giudiziaria, in particolare dal Comando Provinciale di Salerno, dal nucleo investigativo del Comando Provinciale, che ha permesso quindi di disaggregare questa associazione, di far emergere una serie di episodi di spaccio, alcuni dei quali anche allarmanti perché in alcuni episodi venivano anche utilizzati minori da parte degli indagati. Il fenomeno è sempre monitorato e sotto l'attenzione della Procura della Repubblica di Salerno, in particolare della Direzione Distrettuale Antimafia, per cui sappiamo che il mercato della droga è sempre un mercato molto, come dire, appetibile dalle organizzazioni criminali, per cui su questo settore la Polizia Giudiziaria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, è sempre pronta a intervenire anche in via preventiva. Lei ha usato un'espressione molto forte, ha detto la usano la droga come un bancomat. Le indagini nel settore ci hanno dimostrato questo. La droga consente oggi, anche per la tipologia di sostanze stupefacenti che si spaccia, per i prezzi che ormai si praticano sui mercati, di avere liquidità immediata. E sappiamo che oggi la liquidità consente a queste organizzazioni criminali di essere appunto sul mercato illegale, e chi ha più soldi contanti da poter spendere, da poter immettere appunto nel mercato illegale, riesce spesso ad avere anche prezzi migliori. E sappiamo anche che per le indagini, non solo questa, ma per le indagini di settore, spesso queste associazioni si rivolgono nel napoletano per fornirsi di droga, per cui avere una disponibilità ingente di soldi significa poter spuntare prezzi migliori e avere quindi un margine di ricavo maggiore nell'attività illegale di spaccio. Qual è il collegamento con il clan d'Auria Petrosino? È nel soggetto tratto in arresto in Pagani, che era già da noi monitorato ed era già stato monitorato nelle indagini più propriamente dedicate all'organizzazione criminale operante su Pagani. Purtroppo le dimensioni dello spaccio, la reiterazione degli episodi di spaccio e la multidisciplinarità delle sostanze stupefacenti, quindi utilizzate, spacciate, trasportate dall'eroina alla cocaina, soprattutto al crack per gli ultimi momenti di approvvigionamento tra virgolette giovanile, danno l'idea di una attività particolarmente estesa. Lei ha sottolineato tra gli aspetti più rilevanti l'utilizzo di ragazzi e di minori a protezione dell'attività di spaccio. In che senso? Nel senso che al di là di un soggetto minore già tratto in arresto sull'attività di coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni,
Vi erano altri soggetti minori utilizzati inconsapevolmente per l'attività di ausilio all'organizzazione criminale, motivo per il quale una serie di atti e una serie di conversazioni telefoniche oggetto delle attività tecniche sono state trasmesse al Tribunale dei minorenni per le valutazioni, appunto, in ordine alla tutela dei soggetti. Che ci ha consentito comunque di scoperchiare un vaso di Pandora all'interno del quale c'erano parecchie cose, parecchi episodi e parecchie circostanze. Questo è stato molto efficace per i riscontri da parte della Polizia Giudiziaria, ma sottolineo che il campus universitario è una delle piazze che abbiamo individuato, cioè l'area geografica di interesse è veramente molto ampia perché si parla di tutta la parte del Nocerino e poi insomma c'è anche Pagani e soprattutto un'organizzazione abbastanza multiforme, quella che gestiva queste piazze di spaccio, che faceva capo a due soggetti sostanzialmente, uno dei quali è il promotore e l'altro che comunque dava una fortissima collaborazione, sebbene con una certa autonomia interna, autonomia che comunque vedeva dei canali di finanziamento e dei canali di approvvigionamento che andavano verso Scampia, il napoletano, e Pagani in particolare, soprattutto per quanto riguarda uno dei soggetti che è stato anche tratto in arresto.